Professor Pecchia ha affrontato con il tavolo di lavoro di questa mattina un tema molto importante, che è il tema appunto degli anziani, di come aiutare a livello socio-sanitario l'età grande. Ed è partito da un'app sviluppata all'interno di un progetto europeo in Spagna. Questa app è stata sviluppata dai ricercatori del Politecnico, ora vediamo l'applicazione possibile in Italia. Noi siamo partiti effettivamente dal concetto che il Monsignore ha raccontato benissimo. Invecchiare è una benedizione, il fatto che abbiamo una popolazione che viva così a lungo è veramente il merito, il frutto, è il segno tangibile del progresso umano. Ora però la questione è vivere bene, ora però la questione è mettere al centro la dignità dell'uomo, che non vuole neanche essere chiamato anziano, rimane l'uomo che era, vuole essere chiamato per nome a qualunque età egli abbia. Indipendentemente dall'utilità, come ci dice il nostro Santo Padre, noi abbiamo questa mania dell'utile, quindi tendiamo a disriguardare gli infanti, tendiamo a disriguardare quei soggetti della società che ci sembrano meno produttivi. Ora la sfida è questa, mettere al centro la persona indipendentemente dal valore economico che esso genera. E quindi partendo da questo concetto, e io ringrazio il tavolo perché era un tavolo meraviglioso, estremamente multidisciplinare. E siamo partiti da questa osservazione. Tutto ciò che è complesso richiede sempre multidisciplinarità. Se le cose fossero soltanto difficili, basteremmo noi ingegneri, i colleghi medici, i fisici. Quando però le cose sono complesse, questo richiede interlocuzione. Nell'HTA dobbiamo parlare tutti insieme. I modelli matematici non sono difficili, però sono complessi. Io devo mettere insieme variabili economiche, con tecniche, con fattori umani, con organizzazioni, altrimenti tutto quello che faccio rimane un magnifico giocattolo perfettamente progettato, perfettamente inutile. Quindi, consapevoli di questo e grazie a questo panel, abbiamo cominciato a prendendo ispirazione, purtroppo il video non c'era l'audio, quindi poi lo faremo circolare, però partendo da questa esperienza della Università Politecnica di Madrid, che è molto avanti dal punto di vista della ricerca, perché ha una fortuna enorme in questo campo. I sistemi sanitari, i sistemi sociali in molte province spagnole sono perfettamente integrati, quindi io ho lo stesso interlocutore. E quindi quando ho bisogno di curare l'anziano nella sua interezza, io ho un unico interlocutore. In Italia io devo passare dall'ASL, all'azienda, al comune, e magari questo comune è diversamente organizzato dall'altro. E quindi ovviamente gli amici spagnoli sono molto molto avanti perché hanno un ecosistema, in particolare nei Paesi Baschi, in Aragona, che sono molto avanti. Quindi io ho la fortuna di lavorare con diversi colleghi, la professoressa Redondo, il professore, insomma, sono veramente persone che fanno questo di mestiere da un po' di anni. E noi allora, partendo da quell'esperienza, abbiamo detto quali sono i bisogni che dobbiamo mettere al centro, perché un anziano è un cittadino che ha bisogni articolati e non è una strategia di successo partire solo dalla dimensione clinica, solo dal benessere. Dobbiamo guardarli tutti, quindi non facendolo intenzionalmente, ma poi pensandoci a posteriori, noi abbiamo fatto una mappatura di quelli che sono i bisogni, da quelli fondamentali, quindi fisiologici e quindi la salute, a quelli di sicurezza che abbiamo messo in conto, a quelli poi di autorealizzazione, quindi anche socialità, felicità. Noi abbiamo diritto alla felicità indipendentemente dalla età che abbiamo. Quindi abbiamo detto che una qualunque app che metta al centro il benessere dell'anziano deve saper combinare tutte queste dimensioni. E in più ci siamo interrogati sul quanto, quando farla agire questa app e per cosa. E allora abbiamo pensato che, diciamo, ci possono essere diversi livelli di utenti per tutte quelle che sono le condizioni tipiche dell'anziano: il diabete, i problemi cognitivi, la comorbidità, l'ipertensione, lo scompenso. C'è una pletora di condizioni dell'anziano, la fragilità, che non è una malattia in sé, ma è una condizione che merita molta attenzione. A volte è legato a delle comorbidità, a volte no. Un soggetto non ha più di una malattia, però ci spiegavano i professori di geriatria al tavolo, sono comunque fragili. Altri invece hanno più di una malattia, però non possono essere considerati fragili. Allora, partendo da una mappatura, che adesso non so perché non funziona, abbiamo pensato che ci sono diversi livelli a cui intervenire. E noi un'app del genere la vedremo come priorità qui, quando c'è un problema, per esempio un soggetto ha
un'ipertensione sotto controllo, un diabete, finché sta bene va bene, ma dobbiamo evitare che passi al passaggio successivo. E allora si combina per esempio il diabete con un problema cardiovascolare, una polifarmacia, una presa in carico, perché se io ho un solo problema mi interfaccio con un solo specialista. Se io ho tre comorbidità, far parlare questi specialisti per quando vanno a definire la terapia farmacologica non è detto che sia facilissimo. In alcuni centri si lavora molto bene, anche qui a Roma, in altri centri no, quindi deve essere poi il paziente, il cittadino, che va in giro e si fa prendere in carico, cosa che non dovremo mai chiedere a nessuno, a nessun paziente, a maggior ragione a nessun paziente anziano. E poi abbiamo pensato che in fondo questa app potrebbe avere delle declinazioni tecnologiche differenti, quindi prevenzione primaria, magari mi fa solo da diario, mi guarda l'aderenza, mi cura lo stile di vita, un paziente intermedio dove ha più esigenze, allora magari ci abbino uno smartwatch, un Fitbit, un oggetto di uso comune che mi dà un'informazione in più, il contapassi, il battito cardiaco, la modalità del sonno. Però poi c'è una parte apicale dove c'è un paziente più intenso e si va in quei modelli di telemedicina più articolati, dove un'app del genere dovrà parlare poi con dei dispositivi medici, quindi oggetti più complessi, con una certificazione dedicata, con un percorso diagnostico terapeutico articolato. Perché una cosa che ci siamo detti è questa: nessuna tecnologia può mai funzionare se non partiamo dalla riorganizzazione del servizio sanitario stesso. Diventerebbe un orpello, una duplicazione. I nostri clinici sono già generosamente oberati per combattere l'ordinario, quindi non possiamo mettere sulle loro spalle ulteriori fatiche. Poi, ecco, abbiamo provato a chiederci che cosa vuol dire personalizzazione. Una tecnologia come un'app deve trattarci come individui, abbiamo detto, no? L'apice della piramide di Maslow è questa, cioè l'individualità, la dignità dell'uomo, ma di quell'uomo, di quella donna, non della categoria anziani, non significa niente. E allora per fare quello una tecnologia del genere deve aiutare il clinico o il team di clinici a profilare, a fenotipizzare, considerando una serie di informazioni. Noi ne abbiamo prese alcune, per esempio i dati sociodemografici che mettono insieme la condizione di salute, ma anche quella familiare, perché a parità di condizioni, se esistessero due anziani uguali e non esistono, uno assistito in un modo dalla famiglia e l'altro in un altro, quelli avrebbero bisogno di interventi completamente diversi. E questo ce lo siamo detti. E poi il livello di fragilità. Abbiamo detto prima, a parità di malattia, parità di età, potremmo avere un soggetto fragile, uno meno. E allora il livello di intervento cambia. E poi però ci siamo interrogati su come. Allora, un'app oggi può semplicemente, io faccio la foto alla terapia che ho avuto, faccio la foto a me stesso come cammino e riesco ad avere delle indicazioni, sia io che il clinico, che lo aiutano ad inquadrarmi anche nel tempo. E quindi magari se io domani cammino diversamente me ne accorgo e posso registrare questa informazione. E poi posso determinare quella che è la vera età biologica, perché l'abbiamo detto, non esistono due individui adulti della stessa natura, siamo diversi, perché la genetica, anche se fossimo gemelli, però la vita che facciamo, lo stile di vita che abbiamo, la cultura, il modo in cui interagiamo, la famiglia che abbiamo intorno, ci stimola diversamente l'intelletto e quindi siamo persone diverse, soprattutto nella terza età. E quindi questa profilazione può essere fatta anche con sussidio tecnologico, nel rispetto delle leggi che regolano l'uso dell'intelligenza artificiale e dei dati per la profilazione, perché è un discorso serio, delicato, va fatto per bene, quindi dando per scontato la competenza che il collega diceva prima, bisogna immaginare l'uso di queste cose. E poi ci siamo interrogati su quelli che devono essere dunque i servizi alla persona. Abbiamo detto sicuramente salute, non c'è dubbio. Abbiamo detto sicuramente assistenza sociosanitaria, può essere il pasto, può essere la pulizia, può essere l'insieme di quei servizi che appunto vogliamo portare a casa, perché vogliamo tenere quanto più possibile l'anziano in famiglia. Però esiste la sandwich generation. I miei genitori vivono a Napoli, io sono a Roma, ho una figlia di 13 anni e sono diviso tra la cura dei miei genitori e quella di mia figlia. Questo la società ancora non se l'è posta. Io posso andare tutti i fine settimana in business class a Napoli, non mi pesa. Però non tutti possono, quindi oggi dobbiamo immaginare anche dei modelli di assistenza a questa, se è vero che c'è la nuova generazione di over 70 che non c'era mai stata prima, c'è una nuova generazione di persone che sono divise tra la cura dei figli, come giusto che sia, e quella dei genitori, come altrettanto giusto che sia.
Gestione della sicurezza. Abbiamo pensato che un'app mi deve insegnare ad evitare frodi, mi deve insegnare ad evitare lo spam. Una volta che io ho questo strumento diventa un veicolo cognitivo forte, perché il livello cognitivo è fondamentale. Però io mi devo anche divertire. Questa app in Spagna mi fa ballare. Nei Paesi Baschi hanno messo delle comunità intorno a cose di comune interesse, dico il ballo perché me lo ricordo, ma ce n'erano altre. Perché se io non mi diverto a usare quell'app, io perdo l'aderenza e quindi non la uso più. Quindi non è un surrogato alla socialità, se c'è quella reale che vinca sempre, però anche lì ora hanno generazioni di anziani che sono nati nei Paesi Baschi e poi vanno a vivere a Madrid, quindi sono decontestualizzati dalla loro comunità. E allora per quell'anziano si può immaginare l'app per superare la solitudine, che è un problema enorme dei giovani ma anche degli anziani. E poi l'assistenza e il networking con gli informal caregivers. Può essere la badante, ma può essere la comunità di interesse, può essere l'associazione di volontariato, può essere la parrocchia. Ecco, io sogno di creare un gioco tipo il Tamagotchi, ve lo ricordate? Se noi mettessimo insieme comunità di studenti che adottano un nonno di prossimità e guadagnano punti giocando con questo nonno e diventa un meccanismo virtuoso tra i bambini, noi abbiamo creato quello che accadeva a casa mia quando mia nonna, che aveva 87 nipoti, guardava i nipoti, ma non era, era bidirezionale, i nipoti guardavano la nonna e i figli erano sereni perché ovviamente ci si guardava a vicenda. Allora, in questo meccanismo, come papà ha imparato a usare la teleconferenza per vedere mia figlia quando io lavoravo a Ginevra o in Inghilterra, allora lì diventa un meccanismo virtuoso di gioco. E questo ce lo siamo detti, però non possiamo assolutamente dimenticare che questa roba va integrata in un sistema, quindi ci vuole una comunicazione B2G, business to government, quindi la piattaforma nazionale di telemedicina avrà delle infrastrutture per cui si fanno plug and play come l'USB e poi funziona bene insieme. Per fare ciò ci sono livelli di sicurezza, di infrastrutture dati, di comunicazione che vanno curati. Allo stesso modo B2C, quindi il singolo utente che usa l'app, o B2B, l'ospedale che parla con la casa, l'ospedale che parla con l'altro ospedale, l'ospedale che parla con l'azienda che possiede i dati, per esempio gli impiantabili attivi. E quindi abbiamo riflettuto su tutto ciò che riguarda il dato, la sicurezza, la normativa legale, anche la valorizzazione, perché ha anche un valore del dato oggigiorno. E concludo dandovi degli esempi concreti, perché sennò rimane in astratto. Allora, questa è una cosa che stiamo facendo. Noi oggi siamo in grado di misurare la glicemia senza pungere il dito. Lo stiamo facendo insieme agli amici spagnoli, al campus biomedico dove io sono ordinario. Leggi il tuo elettrocardiogramma per 5-6 secondi, anche con un qualunque smartwatch, e da quello noi riusciamo a stimare la glicemia, perché l'intelligenza artificiale ce lo fa fare. Oggi un'app può accogliere questo tipo di cose, è quello che noi stiamo già facendo. Un altro esempio è quello che noi facciamo in Africa, cioè in paesi dove l'alternativa tu non ce l'hai, perché non hai abbastanza medici. E allora stiamo immaginando dei modi in cui un'app, magari basandosi solo su sintomi, ci sono studi pubblicati, su dati reali, ci aiuta, e sono tornato indietro, a fare la diagnosi di polmoniti in una popolazione pediatrica, dove tu l'alternativa non la hai. Quindi fatto due volte in maniera più sicura i test, in maniera più responsabile gli studi clinici, però questa è una strada percorribile, come in Italia per le malattie rare. Cioè ci sono dei domini di applicazione dove le AI non solo è utile, ma è anche necessaria.